Allora, questa sera io sono qua per presentarvi, se non l'avete già conosciuta, Rachele Braganza. 32 anni, un lavoro che le piace, un fidanzato dagli anni del liceo, quello che voleva l'ha voluto a tutti i costi, due genitori che l'hanno sempre coccolata, una vita che reputa perfetta. E vi presento Alessia Gazzola, colei che gliel'ha distrutta, ma solo per regalargliene una migliore. Speriamo. Speriamo. Ci vuole uno schiaffone per farci capire se siamo sul binario giusto, se bisogna cambiarlo? Beh, allora, sicuramente in questo romanzo succede questo, no? E se c'è proprio una differenza che trovo rispetto alle ragazze, alle sorelle precedenti di Carta, di Rachele, è proprio che loro erano alla ricerca disperata di un equilibrio, no? Invece Rachele, che in questo libro parte molto equilibrata e con tutto quanto in equilibrio, che quindi per me come autrice diciamo la cosa più divertente è stato proprio farglielo perdere questo equilibrio, lei abbraccia questa condizione e scopre tutto quello che può derivare dal caos, tanto l'esperienza chiaramente dolorosa anche, no, di vedersi crollare tutta una serie di certezze, quanto pure tutto quello che invece poi di bello può derivare dall'imprevedibilità della vita. E quindi diciamo che sì, è esattamente quello che dici tu. Invece di partire dai personaggi, io vorrei partire dai luoghi, perché sono importantissimi sempre nei tuoi romanzi, i luoghi, le case, i posti, e questa volta anche moltissimo, perché ci raccontano molto dei due aspetti di questa storia. Da un lato la vita di Rachele, il suo mondo, il mondo che le gira intorno, e dall'altro il mistero in cui andrà a scavare. Una Milano effervescente. Ma sì, è una Milano che, come dire, io frequento perché la mia casa editrice è a Milano, e quindi negli anni ho imparato anche molto a conoscerla, ad amarla. Adesso che abito oltretutto al nord è tanto più facile, no? Un'ora e un quarto di treno e sei a Milano, quindi anche per una gita. E devo dire che Milano negli ultimi tempi è diventata sempre di più un po' la sorella minore di quelle città con un ampio respiro internazionale, molto metropolitana, in cui succedono un sacco di cose, forse pure troppe, e che sono, anzi, forse anche troppo, no? Sui giornali a volte sembra che tutto quello che è di rilevante accade sempre a Milano. E dicevo appunto una sorella minore, non lo so, di una Londra, di una New York, di una Barcellona, insomma, di queste città così. E quindi, insomma, volendo scrivere un libro molto simile a quelli che leggevo un po' quando avevo 25-26 anni, la famosa Chick Lit, ti ricordi, Elena, quante ne abbiamo, quante ne abbiamo parlato? Più anni, sì, ma ne abbiamo parlato, quanto le abbiamo lette. E Sophie Kinsella, quanto l'abbiamo amata, esatto, in quella sua serie. Che abbiamo continuato a leggere anche quando poi era un po', come dire, I Love Shopping era un po' arrivato alla fine, però... Sì, per quanto però, vero, sembrava arrivata alla fine, scusate la deviazione, e sembrava arrivata alla fine, ma poi lei ha fatto quello lì ambientato durante il periodo di Natale, che è carinissimo. Quindi vedi, poi ha avuto questo colpo di coda con la Becky. Però insomma, per dirvi che se conoscete quel mondo, questo romanzo è quanto di più io ho scritto che ci somiglia. E quindi ci voleva quel tipo di cornice. Anche perché Rachele fa la giornalista, ma una giornalista un po'... Non come faccio io, al giornale, fai i titoli, scegli le foto, fai... Lei si occupa di cose, vorrebbe occuparsi di temi alti ogni tanto, in realtà poi si ritrova a occuparsi di gossip, di reali, però in fondo le piace. Ma sì, perché dalla sua redazione il mondo le sembra un po' più bello di com'è, no? Quindi si occupa di tutte queste cose molto amene, che poi alla fine piacciono anche a me, e io sono un'avida lettrice di periodici femminili e soprattutto di quello che è il periodico che mi ha ispirato nella creazione della rivista verso cui lavora Rachele, che si chiama Chic & Glam, ma io in realtà è una versione, come dire, un po' italianizzata del Tatler, che non so se... Conoscete o ce lo facciamo spiegare? No, il Tatler è una rivista inglese che è del tutto avulsa dalla realtà, è considerata la Bibbia dell'aristocrazia britannica, e io lo compro tipicamente nelle edicole internazionali, cioè a Milano in stazione, presumo che anche a Torino lo vendano magari in un paio di edicole, a Verona una sola lo porta, una sola copia, e me la raffoglio. Lo venderanno alla Luxembourg, alla libreria, alla Bibbia... Tu dici che... sì, là sì, ci l'edicola sarà... internazionale, una libreria che a te piace, sì, tra l'altro. Sì, altro che moltissimo, ci vado sempre, quest'anno...
Non ho avuto modo, però insomma in genere ci vado molto volentieri. E comunque insomma questo Tatler è una rivista che si caratterizza per un tono veramente molto snob. Per esempio lì fanno i sondaggi, anzi i test, che tipo di arrampicatrice sociale sei? Ora capite che in una rivista italiana non si azzardano. Invece nel Tatler tutto con molta naturalezza ed è un po' un vezzo, no? Andarselo a comprare, sfogliarlo, cioè quello che poi capisco, perché insomma non è che poi io con l'inglese abbia tutta questa dimestichezza. Comunque sia, però guardi le fotografie. Guardo le foto, le didascalie, insomma bene o male capisco il concetto e quindi va bene. E soprattutto appunto è stato di ispirazione, per cui volevo insomma questo femminile che avesse determinate caratteristiche, appunto alcune molto simili al Tatra. Lei è lì veramente come nocciolo nella pesca, no? Proprio serena lì, paciosa, in queste riunioni di non è precaria, che se avete visto Il diavolo veste Prada un po', vabbè, non è così cattiva, no, la capa non no. È così perfida, però insomma ci sono quelle frustrazioni che mandano tutti i messaggini, ecco il mio pezzo non lo vuole, ecco non l'ha capito, ci sono carriere incrociate, c'è il rischio che qualcuna ti soffi il posto, insomma. Ma questo perché poi alla fine io ritengo che un po' tutti quanti i microcosmi lavorativi, magari poi a netto di alcune specificità che come di tutta evidenza uno trova in un ecosistema anziché in un altro, però poi alla fine ci sono un po' dei punti di contatto in tutti. Allora io ho immaginato che tutto sommato una redazione composta da trentenni molto intelligenti, argute, con prospettive magari appunto di anche ascesa lavorativa, e quindi desiderosa ognuno di ricavarsi il proprio posto al sole, poi tutto sommato non differisse così tanto da, tanto per dire, un istituto di medicina legale, che è quello, come dire, anche quello da cui io stessa provengo. Cioè credo che poi alla fine certi tipi di dinamiche tendano anche un po', no, a riproporsi, ma anche in maniera sana, eh? Cioè penso che a volte la competitività possa essere comunque anche sana e stimolante, e questo io un po' ho voluto raccontare senza mettere, non so, appunto una cattivona o la pazza che le stressa, o la collega appunto tagliata come personalità, tagliata con l'accetta, che fosse cattiva, niente di tutto questo, anche perché poi questo mi pare che ce l'eravamo già fatte come discorso. Io sono partita da una riflessione che a volte in maniera del tutto inconsapevole, semplicemente perché magari abbiamo una brutta giornata, ma senza saperlo siamo a volte noi antipatici nella vita degli altri, e noi non ce lo immaginiamo, e magari noi siamo persone carinissime all'interno della nostra vita, però a volte nella vita degli altri, in maniera che noi non sappiamo ponderare, prevedere, neanche a volte spiegarci, però possiamo essere noi. E quindi all'interno di una realtà lavorativa di quel tipo può anche essere benissimo che appunto la collega risulti antipatica, come ci sono delle antipatie poi in tutti quanti i luoghi di lavoro, però senza che ci siano delle rivalità, conflitti o torti, ecco. Senti, hai nominato le trentenni. Allora, è un'età che ti interessa molto. Cioè c'è chi racconta tanto l'adolescenza come il momento in cui tutto può ancora avvenire. Per te invece nelle donne trentenni ci sono aperte tutte le possibilità. Ma perché io non li ho mai lasciati di fatto nella mia mente. Io non ho ancora superato questo trauma dei 40. Anche la sono signora ancora, forse. Credo sì. Che abbiamo tutti quanti 30 anni dentro di noi, e quindi per questo scriviamo... Le scrittrici continuano a scrivere libri sulle trentenni, pure se è il caso appunto quando ne hanno 10 di più. Però insomma sì, lo continuo a ritenere come dire un periodo della vita molto molto stimolante, pieno di possibilità. È quel momento di passaggio in cui da ragazza diventi donna, no? E quindi chiaramente succedono delle cose, e insomma è il periodo più divertente da immortalare, e quello poi da me, per me come scrittrice, da mandare all'aria evidentemente, no, alle mie protagoniste, con un certo sadismo anche, no? Però insomma è questo stuzzicante. Già una quarantenne è un po' più difficile, c'è una personalità molto più strutturata, credo. Beh, con le cinquantenni però puoi ricominciare. Non mi sono cimentata ancora. Tra un po' di anni potrai, perché c'è di nuovo molto manca da rimettere poco. In gioco. Ahimè, manca poco.
Allora, abbiamo parlato di adolescenza, ma c'è l'adolescenza ed è importantissima in questo romanzo, perché è tutto un andare avanti indietro nel tempo, non come era Costanza, che nel tempo ci andava indietrissimo addirittura. Qui torniamo agli anni in cui i nostri protagonisti, che sono ovviamente Rachele, ovviamente questo fidanzato storico Alessio e ovviamente un altro compagno di cui voi avrete sentito parlare, perché quanti hanno letto il libro, scusate? Però non possiamo tanto dire. Eh no. Allora, è un altro protagonista di cui adesso parleremo svelando qualcosa, erano compagni di scuola. E quindi andiamo avanti e indietro nell'oggi e nella loro adolescenza. L'ultimo anno di liceo, che è un anno che è stato fondamentale per loro, è successo qualcosa. Ci sono più misteri in questo libro, non ce n'è uno solo. Ce n'è anche uno legato alla loro fine della scuola. Vai avanti e indietro nel tempo, mi piacerebbe capire come ti sei ritrovata in questa età dell'adolescenza. È un libro pieno di musica, anche questo ci siamo detto, e musica e profumi ti riportano, no, nelle situazioni in maniera incredibile. Sì, è vero. Ma è stata, se vogliamo, anche la parte proprio per me più divertente da scrivere. Perché appunto nel romanzo ci sono vari capitoli ambientati nel loro ultimo anno, e se all'inizio l'ho approcciato in una maniera quasi titubante, ho scritto un primo capitolo che poi ho cestinato perché non aveva il tono che volevo, e in realtà poi facendo pratica e tornando anche un po', insomma, a ricordare alcune, come dire, ho sbloccato alcuni ricordi pure io dell'adolescenza, e allora a quel punto il romanzo veramente è partito, perché credo che tutti quanti questi personaggi avessero anche un po' il bisogno di chiudere il cerchio con l'adolescenza. Forse perché a quell'età erano poi in realtà tutti e tre un po' diversi da quello che volevano essere, no? Sì, assolutamente. E interpretavano, se vogliamo, un ruolo che poi, se tu ci pensi, insomma, un po' da adolescente, questo è un qualcosa che può succedere. Ti senti a volte, no, che ti mettono addosso un'etichetta, che sia all'interno di una classe, te la mettono i professori oppure te la mettono a casa. Non so, per esempio, il personaggio di Manfredi, che era... aveva questa etichetta un po' del fancazzista. Il bello del liceo. sì, suo malgrado. Io non ce l'avevo però in classe. Anch'io. No, erano sempre nelle classi più grandi Manfredi, e quindi insomma ho dovuto attingere anche lì ad altri tipi di ricordi. Alcune cose le ho prese veramente da lì. Comunque insomma... Questo perché tu come lei ti sentivi già vecchia, eri già vecchia al liceo, no, ti piacevano i più grandi, i tuoi coetanei. mi piaceva uno che era... Io ero già in primo liceo, quindi al terzo anno, mi piaceva questo qui dell'ultimo anno, ma da morire. E quando a un certo punto lei racconta della sua compagna che aveva preso una cicca per terra e se l'era conservata, l'ho fatto io. Dio! Che cosa gli cringe! Gli scheletri nell'armadio di Alessia Gazzò. Che cosa cringe! Mai. Guardate che donna chic è diventata. Invece l'ho fatto, sono andata col fazzolettino, c'avevo un cimelio. Che cosa cringe! Se uno ci pensa oggi... E però, insomma, vabbè, tutto questo poi andava anche un po', dovevo fare un po' una catarsi evidentemente anche io del mio liceo, no, perché insomma, vabbè, nella mia classe, devo dire, io non ero particolarmente ben ambientata, e avevo proprio un paio di persone che però sento tutt'oggi. Ma è il liceo classico che non ambienta. Ma perché? Cioè, ma non smitizziamo il liceo classico, rovina la vita delle adolescenti. Madonna, io devo dirti che non ho... sempre proprio dei bei ricordi, se posso dire la verità. Quindi alcune cose che faccio dire a Rachele a proposito proprio del fatto di non riuscire a integrarsi, no? E magari trovi solo una, due persone con cui ti riconosci, che sono disadattate più o meno come te, allora magari a quel punto con quelle ti leghi. Io le sento tutt'oggi, la mia amica Stefania, che vive a Parigi, mi manda vocali di 13 minuti, 13, e glielo perdono perché le dico non perché bambini, ti conosco da quando avevo 14 anni, no, te lo perdono solo per questo, però insomma 13 minuti. Allora, stiamo parlando da un quarto d'ora, quasi 20 minuti del libro, e non vi abbiamo ancora detto niente della trama. Voglio dire qualcosa? Tipo, allora, l'evento scatenante di questa storia, un'eredità.
un'eredità che non è preziosissima, già da subito si dimostra una mezza fregatura, alla cui eredità il padre di Rachele rinuncia subito, nella prima pagina, cioè la prima pagina la rinuncia all'eredità del padre di Rachele, è morto suo fratello, uno zio che Rachele quasi non conosce, lui ha rinunciato e vuole che lei rinunci immediatamente, e più vuole che lei rinunci, più Rachele invece questa eredità dice ma perché, ovvio. Si incuriosisce, quindi serve un notaio e servirebbe il consiglio di Alessio, che però è dall'altro capo del mondo e non la può aiutare, ma in realtà un aiuto glielo dà. Alessio stesso glielo dà, perché le ricorda, dice guarda che noi lo conosciamo un notaio, ed era appunto un altro compagno di classe di cui però Rachele conservava per l'appunto ricordi pessimi, perché appunto era questo belloccio che siccome si era abituato abbastanza presto a piacere, allora faceva sempre un po' quella battuta un po' scostumata, era un po' come dire superficiale, a Rachele la prendeva ovviamente in giro, e quindi lei non aveva francamente un gran bel ricordo di questo Manfredi, glielo appioppavano durante le ore di fisica. Lui peraltro era tipo uno che non riusciva manco tanto bene a seguire, insomma Rachele, che invece era una Precisetti, ed è una Precisetti per tutto il libro in verità, insomma non lo sopportava. Per cui lei già è stupita del fatto che lui sia riuscito già a fare il notaio, e anzi abbia scelto quel tipo di carriera, perché insomma poi il notaio, ora ci sono notai presenti? No. Mogli di notai, sorelle di notai? No. Insomma il notaio è un mestiere pallosissimo, quindi lei non lo riesce tanto bene ad associare. Ma sì, perché poi devi fare un sacco d'attenzione. Ci sono, poi costano cari e ci stanno sulle scatole, già solo per questo. Madonna, c'hanno parcelle, che diciamocelo francamente. Però insomma, però noi, qual era la mission? Rendere appunto questo notaio interessante, sexy, affascinante. L'hai detto tu. L'ho detto io, però dobbiamo riconoscere ad Alessia Gazzola una serietà e un'onestà intellettuale estrema. Ah, profondissima. Perché quanti romanzi hai scritto? 16. 16? Cioè questo è il sedicesimo? È il sedicesimo. Cioè ne ha fatti passare 15 prima di metterci una scena un po' piccante. Ma questa scena piccante la vedi solo tu, Elena, non c'è, è una tua percezione, non c'è, no. Serviva, perché Rachele scopre se stessa, cambia e quindi esplora anche quell'aspetto della sua personalità. È giusto. Sì, no, io su questa cosa, come dire, mi sento sempre un po' in imbarazzo. Sì, perché appunto dopo 15... imbarazzati? Ci sono minori? No. Vedi, sono contenta. Allora, io appunto dopo 15 libri in cui c'avevano il bollino verde e come dire, a volte si presentavano le mamme che dicevano legge pure la bambina, insomma veramente. Insomma, dopo tutto questo mi sono detta vabbè, ma insomma mettiamoci un poco di pepe. E solo che comunque non era una cosa molto, molto mia. Comunque quando mi sono approcciata all'idea di scrivere qualcosa di, come dire, come ti diceva sempre Ventavoli, no? Diceva tu quando si arriva al dunque tu spegni la luce. E poi a un certo punto ne cominciava il capitolo dopo, l'indomani, e tu capivi. Era successo qualcosa. Potevi immaginare quello che volevi. Era successo qualcosa, l'indomani. Invece qui ho lasciato la luce timidamente socchiusa, così soffusa più che socchiusa. E, però quando ho preso questa decisione mi sentivo fortemente comunque inibita, quindi mi mettevo davanti a sto computer. Io sono Madonna. Come quando guardi WhatsApp, sta cancellando. Niente, a un certo punto... per mollare un pochettino i freni inibitori, era mattina, erano le 10 del mattino, insomma ho detto vabbè, ora mi do quel piccolo aiutino, e io, parentesi, non reggo assolutamente l'alcol, ma proprio zero, ma zero. Ora non pensate, la Gazzola si è attaccata alla bottiglia per scrivere un libro, ma quasi. E comunque, con quel pizzichino così, che per me è tantissimo, finalmente ho scritto sta cosa. Poi, vabbè, nel frattempo... queste cose, perché non è che capita una volta. Ma sì, ma è poca roba.
Vabbè, ad ogni modo, comunque, insomma, per questo libro c'è stato bisogno di questo aiutino. Ecco, diciamo ecco, così. Però, diciamocelo, forse le tue lettrici ne avevano voglia, perché Manfredi è piaciuto tantissimo. Ah sì, questo l'avessi studiato a tavolino non sarebbe riuscito, perché comunque se è vero che tutto il mondo della, cioè la Alice dell'allieva è sempre il termine di paragone per tutto quello che faccio, in una maniera a volte anche un po' schiacciante, perché diciamocela questa cosa, ed è un fenomeno che non passa mai di moda. Sì, lì devo c'era dirti... anche il tema del fatto che partivate dalla stessa professione, cioè quindi sì, forse molti l'hanno identificata in te, no? Anche se ma poi sì era che non c'era, esattamente, però se è vero questo, chi davvero ha un posto intoccabile nel cuore delle mie lettrici era il dottor Conforti, che veramente era termine di paragone assoluto per tutto quello che io ho fatto e che è un personaggio amatissimo, evidentemente... un aiuto glielo diede poi anche Lino Guanciale nella serie, e questo lo so. Fatto sta che è a suo modo abbastanza, come dire, qua un personaggio ancora molto amato. Ma non la dico. Che vuoi dire? Una cattiveria su che? Sulla serie? No, è quella è sacra. No. Diciamo lui è stato aiutato da Lino Guanciale. Sì, 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 sì. Dai, lo possiamo dire. Lui? Sì, 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 il dottor Conforti sicuramente. E niente, e allora quindi tutti quanti questi personaggi maschili che ho scritto dopo, cioè non è mai Conforti, quindi a questo giro che invece appunto ho cominciato a ricevere questi messaggi privati, preoccupata? Commenti, ma no, perché ormai sono anche sanamente incosciente e mi sono sempre detta che tanto peggio di come avevano reagito a Costanza non avrebbero potuto reagire in ogni caso, perché appunto con Costanza c'era stato lo strappo totale, no? L'avevano vista come un qualcosa di tanto, tanto lontano e diverso, e allora non tutte ci si sono sentite e sentiti a proprio agio, no? Tutti quelli che erano molto oltranzisti dell'allieva, quindi dicevo peggio di Costanza, un po' tra essere, ed effettivamente così è stato, il libro è particolarmente fortunello, come dico io, ma soprattutto ho cominciato a leggere un po' sui social, un po' anche me li giravano e un po' hanno cominciato a scrivere privatamente a me appunto di quanto gli era piaciuto questo libro e soprattutto questo personaggio maschile, cosa che a me ha fatto fare delle grasse risate, se posso dire la verità, perché appunto in realtà cioè, è descritto soprattutto in questi capitoli del liceo, è tanto scemo, però è piaciuto. Posso dire, è piaciuto tanto. Tanto sexy con uno studio Rosa Barbie, che qui, insomma, io vorrei capire come si coniuga il sexy ma con lo perché? Studio Rosa Barbie. Ma perché io mi sono immaginata questa cosa, in questo mio fanta universo del mondo di Rachele, io ho immaginato che Manfredi ha questa sorella gemella che si chiama Mercede. E sono legatissimi in una maniera simbiotica, non sono veramente mai usciti dal suo sacco amniotico. E lui fondamentalmente per sua sorella farebbe qualunque cosa. E poi io dico sempre, ci sono a volte delle proiezioni nei romanzi, c'è niente da fare. Io per esempio l'ho sempre sognato un fratello maggiore possibilmente, e che naturalmente insomma non ho, e quindi è un qualcosa che ho messo forse anche un po' di aspirazionale, questa figura appunto di questo fratello così attaccato a questa sorella che è più fragile evidentemente, e quindi siccome lei fa l'arredatrice, lui gliele passa tutte, lei ha avuto quest'idea di farlo appunto rosa, perché gli ha detto, ma sai, c'è uno studio per cui se tu fai le pareti rosa la gente si calma. Lui ha detto, vabbè, fai tutto quanto quello che vuoi, al che Rachele giustamente ti dice, ma perché c'è bisogno di calmarsi dal notaio? Ed in realtà sì, perché insomma chiunque abbia stipulato atti si sa come... Insomma, non è un qualcosa che fai sempre a cuor leggero, no? Non è una Nel passeggiata. Nel caso di famiglia, poi, l'atto apre anche delle situazioni non solo burocratiche, ma sentimentali, perché per lei vuol dire fare i conti con due genitori che pensava fossero in un modo e scopre essere in un altro, con un passato della sua famiglia che non conosce assolutamente, che è pieno di misteri e segreti, e con persone sconosciute che arriverà a conoscere anche molto da vicino. Cioè, lei ha scoperchiato un mondo. Ma sì, perché insomma anche lì lei non pensava che i genitori, a cui e anche qui ci vuole, però davvero lei aveva assegnato un po' un gioco immaginando un gioco dei ruoli, no? La madre è svampita, no? E lei, no, lo dice di mia mamma, tutto puoi dire meno che furba, insomma...
le ha dato, cioè l'ha sempre vissuta in una determinata maniera, per poi scoprire che in realtà sua madre era dotata di una saggezza, no? Anche rara, e il padre, che lei aveva sempre considerato un po' un orso, era attraversato da passioni anche molto violente. Lei di tutto questo non sapeva niente, né se lo immaginava, né men che meno se lo chiedeva, cosa ancora più grave. E quindi anche in questo, cioè, il personaggio doveva ovviamente crescere. La vita crescere. Sentimentale dei nostri genitori ci mette sempre un po' a di disagio. Lei si sente fondamentalmente appunto un disagio profondo, immaginare questi quando erano giovani e che appunto erano poi alla fine animati dagli stessi conflitti, paure, e sono a tutt'oggi frequentati, anzi inseguiti, se è il caso, da fantasmi. E lei tutto questo non se lo poteva immaginare. Lei credeva che tutto questo appartenesse solo alla sua età, al suo mondo, e i suoi genitori vanno, no, vabbè, c'hanno 60 anni, sono già risolti, invece no. Questi due genitori, e qua arriviamo all'altro luogo che prima non abbiamo citato, che sono tornati a vivere nel paesino di origine del papà, che è un posto immaginario, ma che sembra vero, perché l'hai costruito prendendo un po' pezzi di cose vere. È vero, uno peraltro l'ho preso da Verduno, una nota di colore, perché non so se ci siete mai andati, comunque insomma a Verduno ci sono questi cartelli, ma sono municipali, mica, non sono scritti dalle persone del luogo, non sono amatoriali, ecco, sono proprio cartelli come quelli che potete immaginare con le indicazioni stradali, con scritto rallentate perché in questo paese i bambini ancora giocano per le strade. Io l'ho trovata una cosa bellissima, no? Questa è una nota di colore pazzesca. Allora, questo paesino che ho inventato io è mille paesi che ci sono già in Italia, per esempio ce n'è uno in provincia di Vicenza dove c'è scritto veramente è vietato abbeverare i quadrupedi alle fontane, cioè ci sono queste cose che sono molto carine e che fanno appunto tanto colore, quindi tutta sta roba qui l'ho presa e l'ho infilata nel paesino d'origine dei genitori, nonché di questo zio pecora nera che appunto abbiamo citato, perché poi alla fine è cornice di tutti questi fatti che si sono svolti prima ancora che Rachele nascesse, che anzi forse alla fin fine sono anche alla base, se vogliamo, forse dell'esistenza stessa di Rachele. Abbiamo parlato dei posti, parliamo delle case. Cioè, la casetta di Rachele, prima è quella di Rachele e Alessio, poi quella di Rachele, dove finalmente lei vive da sola e impara a diventare grande, e una casa, una villa antica, meravigliosa, invece nel paesino, che è poi un po' il luogo del mistero, che viene comprata dagli inglesi, perché qua gli inglesi non mancano mai. Sempre nei miei romanzi non mancano mai, già da Chatterton. Però sì, io ho immaginato questa cosa. Io allora, che ho queste mie fissazioni, che appunto compro il Tatler e tutto, a un certo punto, anni fa, ho comprato un libro che, insomma, tradotto in italiano è Grandi aristocratici moderni. Ed è un libro ovviamente anche fotografico, con cose. E allora c'era questa villa, in realtà in Toscana, che era stata comprata da questo lord, ora francamente non me lo ricordo come si chiami, e c'erano tutte quante queste immagini. A un certo punto c'erano pure la sorella del lord che si prendeva tipo il sole in topless, ma che cosa fuori dal contesto, però aveva messo un po' in moto la mia immaginazione questa cosa, e l'avevo introiettata, ed evidentemente era arrivato il momento di rimetterla fuori, e per cui ho immaginato che appunto quelli che erano i nobili di questo luogo, che avevano l'eroe del risorgimento, perché ho inventato tutta la mitologia di questo paesino. Anche la sagra. Ah, c'hanno pure la sagra del montone in umido, c'hanno mille cose. La redattrice me lo voleva cambiare, mi ha detto non esiste, ma tanto più, cioè, se esisteva... Che sagra voleva fare? Ma non lo so, ma scritto, forse volevi dire, non lo so che cos'altro. Ho detto no, volevo dire proprio questo. Se non esiste, tanto meglio, così non è riconoscibile, nessuno se la prende. Però insomma, questa cosa appunto di immaginare questa casa che era stata appunto comprata da questo lord inglese, che possibilmente era anche un pochettino debosciato, sai come chi? Come il lord, si chiamava Lord Glenconner, che era il marito di una lady in waiting, peraltro della leggina, che scrive pure romanzi tra le altre cose, no? Lui era un noto per l'appunto dissoluto e debosciato. Allora ho messo insieme tutta quanta sta roba e ci ho fatto appunto sta casa, la villa degli inglesi, che c'è lì, insomma, la troverete nel libro, e che anzi è una cosa che voglio sfruttare molto di più se faccio il secondo romanzo. Ah, l'ha detto. Sì, lo faccio, sì.
Senti, ci sono poi tutto in... Allora abbiamo detto Rachele, Alessio, il notaio, i genitori, lo zio morto. Poi però ci sono tutta una serie di personaggi collaterali molto interessanti, a volte anche che paiono antagonisti e poi invece li scopriamo non così, non nemici o comunque, c'è per esempio la compagna di questo zio morto, una latinoamericana divertentissima, c'è lo zio morto era un antiquario o perlomeno aveva un negozio d'antiquario, una bottega. Ma sì, poi era, in realtà fondamentalmente era un anche cialtrone. Un po'. Ma sì, esatto, si è capito. Tutti i personaggi, poi c'è un amore lontano che forse è sparito, che forse è un segreto legato a questo amore lontano, cioè, c'è tanta roba. Tanta roba, forse troppa, non lo so. Non lo so, no, insomma tutto si riduce con la cosa che tipicamente mi dice mia madre dopo che legge la prima stesura del libro: ma da dove ti vengono queste cose? Studiavi medicina? Ma non lo so, ma davvero, questa è una cosa che a casa mia non è mai stata superata, devi sapere, comunque no, questa cosa. Vabbè, comunque sì. Tua madre, scusa, cosa ha detto delle scene? Andavano bene? Le no, no, io mia madre. Mia madre io l'avevo preparata, io ho detto: mamma, guarda che insomma in questo libro c'è minimo più di cose. Mia mamma ha detto: ma che ti pare? Io ho visto 50 sfumature di grigio. Scusa mamma. Giuro che è vero. Per e mi ha detto quello che non sappiamo dei nostri quello genitori. Quello che non sappiamo dei nostri genitori. E mi ha detto anche: non ho ancora visto, eppure di nero, non ho ancora visto 50 sfumature di rosso perché ancora è a pagamento. Ora, un paio di settimane fa mi ha mandato un messaggio con la foto, che era tutta contenta. Mia mamma ha una passione per Jamie Dornan, che infatti ho anche inserito nel cioè una cosa che non si può descrivere, comunque. E questa è mia mamma, quindi capite bene che il mio libro non l'ha affatto scandalizzata, no, evidentemente, no. Anche perché tu stai generando questa aspettativa che poi in realtà appunto vedrai. No, io non sto generando un'aspettativa, però volevo avvertire che è un qualcosa di diverso rispetto ai romanzi precedenti, un po'. Ma sì, un pizzico. E forse ci voleva. No, anche perché poi io non abbiamo raccontato la seconda parte, cioè che comunque dopo questa, come dire, questo aver mollato un po' i freni, aver scritto queste scene, dopodiché vabbè, mi facevo il mio, poi il pomeriggio andavo a prendere le bambine, poi si faceva sera, poi mi coricavo, poi l'indomani mattina le rileggevo, dicevo: ma non è possibile, non posso far uscire sta roba. Quindi tutta questa cosa niente, è stata non tutta c'è tagliata. Cosa dice, esageri, non si è vero, ma infatti l'ho tagliato tutto, non è rimasto, è rimasto poco e niente. Nel prossimo puoi calcare la mano. Visto facciamo che un leak della versione uncut. Ecco, e mi lancio nella letteratura erotica. Proponiamola all'editore. Editore sì, subito. Dice sì. Dice sì. Senti, tornando agli anni di scuola, torna e ritorna la spinta di Archimede, che non l'hai messa solo così a caso, cioè ha un senso. Ma sì, perché poi... Cioè non hai messo Pitagora, per dire. No, 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 ho messo proprio la spinta di Archimede perché insomma nel mio pensiero è quella cosa che a un certo punto no, ti tiene anche a galla, no? Io... Poi quel capitolo, in tutta onestà, anche ora che ci penso, quello l'ho scritto, anche quello sotto l'effetto della... Cioè scopriamo che Alessia cosa scrive. Ma questa cosa ero diventata lo zimbello di tutti, perché mandavo sta foto alle 10 del mattino, questo bicchierino è una cosa tipo così, una lacrimina di cose. Quello delle nonne. Sì, alle 10 del mattino, certe volte persino a digiuno. No, e quel capitolo evidentemente anche tanto cialtrone, no? Cioè, e ne ho avuto, come dire, poi la riprova, perché in effetti... Anche alla distanza, quando l'ho riletto, ho detto: però insomma alla fine funziona, era venuto bellino. E niente, insomma è un capitolo che si intitola proprio così perché sono loro che appunto fanno questa, cioè vengono fatti sedere insieme durante la lezione di fisica. E niente, lui dà prova appunto del suo essere un simpatico manigoldo e lei fondamentalmente invece questa cosa la pativa moltissimo, proprio perché invece era già tanto più matura, tanto avanti, però è vero anche che lì si era fermata, cioè era matura già all'epoca, però poi non aveva fatto veramente uno scatto. E perché? Questo ce lo siamo già dette, perché appunto non aveva assaggiato il boccone amaro della sofferenza.
che io da autrice sadica per l'appunto sono stata ben felice di somministrarle. Senti, vabbè, hai già detto che potrebbe esserci un seguito, in realtà tu hai un fitto carteggio digitale con le tue lettrici. È vero. E un giorno hai scritto che tu non sai ancora cosa scriverai, ma hai capito che cosa vogliono loro. Vogliono il secondo di questo. Ah, questo. No, allora, la, cioè, il non primo ti più la no, e infatti no, questo lo volevo dire. No, la prima richiesta è sempre l'allieva. Quello sempre, non se ne esce. Però mi sono resa conto che insomma gradiscono un secondo di questo, perché soprattutto hanno interpretato il finale come aperto. Cosa? Ecco. però vedi, io invece per me, quando io ho finito, per me io lo interpretavo come chiuso. No. Ci vuole il bicchierino, c'ha ragione la signora. Un attimo, un po' di stasera, Si mette qua e scrive due pagine. Beh, scusate, avete delle cose da chiedere? È il momento, Loro non vogliono immaginare, loro vogliono vedere. È vero? Okay. Per il momento si limita alla posta del cuore, non ancora quella hard. Però fai rispondere. No, ma perché, guarda, scusa, ma fai rispondere tutti i tuoi personaggi. Ma quella è la cosa spassosa, perché così non sono io che rispondo, e soprattutto se io faccio rispondere Conforti, a Conforti viene perdonata qualunque cosa. Quindi quando anche vuoi scrivere una cattiveria, sì, del tipo Mollale è uno stronzo, glielo fai dire da lui. Ma no, ma perché è molto peggio. Ma Mollale è uno stronzo, glielo faccio dire da Costanza serenamente, proprio perché lei, Costanza, è la disillusa. Quindi quando devo far dare una risposta un po' più amara, un po' più così, è Costanza. Quando la devo far dare molto romantica, la faccio dare ad Alice. Quando invece la devo far dare proprio stronza, la faccio cinica. Dare, sì, è cinica da morire, la faccio dare a Conforti, e tutti, poi ci sono le reazioni alle storie, tutti ridono, tutti contenti, e mi scrivono, mi immagino come lo direbbe Lino. Quindi quando voglio rispondere male faccio rispondere da lui e funziona. Comunque io più mi convinco di questa cosa, più secondo me in me esiste una forma ad alto funzionamento, ma di schizofrenia, perché sono tutti questi personaggi che mi vivono dentro. Che vivono in te. Vabbè. Però ho trovato il modo di farli esprimere, mi sembra perfetto. Esattamente. Senti, ho scoperto oggi che ottobre è il tuo mese preferito. È vero o è una cosa a uso giornalistico? No. È vero, io lo amo profondamente ottobre, il periodo che più amo dell'anno. E come l'ufficio stampa ben sa, il 31 non si può mai fissare niente, perché io il 31 devo essere a casa, perché io mi godo molto Halloween. Da cosa ti vesti? Io, no, allora quest'anno mi devo vestire veramente, perché la scellerata rappresentante di classe di mia figlia, la primogenita, ha pensato bene di fare questa festa di Halloween, quindi mi devo vestire, ma io normalmente me la godo a modo mio, che ovvero consiste fare una lettura spaventosa con tutte candele accese per casa, faccio la pumpkin pie sempre il 31 storicamente, e poi mi godo tanto questa cosa, perché ormai almeno questo a Verona ha preso tanto piede, passano veramente bambini, ragazzini che ti fanno dolcetto scherzetto, lo fanno pure le mie, quindi io me la godo in questa maniera, senza appunto mascherandomi. Poi come grande classico, però non lo faccio più, devo dire, questo qui da un paio d'anni, non per altro, ma perché appunto lo so a memoria, guardavo Nightmare Before Christmas, che non ha molto senso, però me lo guardavo per Halloween. Insomma, questo era tutto il mio rituale classicone di Halloween, e non mi muovo di casa manco pagata. Vabbè, ci metti su Instagram la foto di come ti mascheri? Quest'anno sì, dovrò capire come. Vabbè, senti, quindi ci vediamo ottobre 2024 con Rachele. Auspicabilmente. Sì? Auspicabilmente. Ci vediamo qua tutti? Va bene. Sì.